Allora, brevissimo video per fare delle locandine. Usiamo canva.com. Ora, canva.com è un programmino molto semplice da utilizzare che vi consente, adesso io mi sono loggato addirittura senza neanche fare identità con l'utenza di Google. E mi permette di creare un progetto. Quindi, ad esempio, se noi vogliamo fare un progetto nuovo, quindi creiamo ad esempio tipo una presentazione oppure una locandina, dovrebbe esserci anche proprio la locandina da qualche parte. Comunque qui lo cercate. Presentazione, avrei voluto trovare proprio il volantino, ecco. Un volantino. Se vogliamo fare un volantino, semplicemente ci dà praticamente alcuni esempi di volantini già fatti e noi possiamo tranquillamente cliccarlo e dire vogliamo fare una cosa. Allora, questo volantino no in particolare perché alcuni di questi volantini sono a pagamento, che c'è nel Pro, e altri invece no. Ad esempio questo qui è lo smarrimento di un cane, no? Fa anche un tour esplicativo, ma lo saltiamo e sostanzialmente qui è sufficiente andare poi a modificare questi oggetti. Quindi mettiamo prova oggetti. Qui potete mettere anche altre immagini, nel senso che potete caricare tutto come volete. Quindi potete anche scaricare degli oggetti, delle cose da vari posti. E qui abbiamo anche una galleria. Insomma, se qui cercate dog per cane o per donna, quindi trovate una serie di cose già fatte che potete inserire, potete spostare, è molto aiutante per spostare. Testo potete mettere più o meno dei testi già preconfezionati, per esempio questo, no? E se questo testo qua non vi piace, lo potete cancellare, selezionate tutto il vostro oggetto, insomma, e mettete praticamente anche. Cioè, la cosa interessante di questa cosa qua è che non solo vi permette di mettere delle foto o dei testi, ma vi permette anche di mettere dei modelli di testi o di foto che sono già fatti e quindi per avere degli effetti interessanti, tipo questo, ad esempio che fa inaugurazione locale, vedete che è molto interessante. Una volta che l'avete fatto, comunque che avete fatto la vostra locandina, potete fare anche una locandina di molte pagine, potete fare molti trucchi, cambiare, abilitare delle animazioni, eccetera. Quando avete finito, semplicemente scaricate il vostro oggetto, questo file viene salvato, quindi in realtà lo salva da solo, e poi potete scaricare il volantino. Quindi fate scarica e voi gli chiedete come lo volete scaricare. Ad esempio, io lo voglio stampare un PDF oppure un JPEG. JPEG vuol dire che è un'immaginina. Adesso, perché l'immagine era un'immagine Pro. Perfetto, quindi togliamo questa immagine e gli mettiamo senza immagine Pro. Se avete delle foto vostre, tipo questa non è Pro, questa invece è una foto normale. Cerchiamo di ricostruire il nostro oggetto. Quindi, tra l'altro, questo qui dovremmo poter mettere posizione avanti, ok, per averlo di fronte a tutto il resto, come avevamo prima. E poi rifacciamo a questo punto lo scarico JPEG. E quando scarichiamo il JPEG abbiamo finalmente la nostra locandina pronta. Nostra locandina pronta, che è questa. Prova oggetti.
avete la locandina già fatta. Ora, facendola in questo modo, direi che si riescono a fare delle locandine molto, molto carine, molto efficacemente in pochissimo tempo.